In Italia c'è chiaramente un interesse, specialmente ultimamente, da parte delle amministrazioni pubbliche al venture capital, però c'è una grossa frammentazione, ci sono quindi molte iniziative, tutte relativamente limitate e disperse nel territorio. Quello che si dovrebbe fare è in qualche modo consolidare questi interessi e chiaramente, come diceva Lerner, bisogna stare molto attenti a non commettere errori che spesso le amministrazioni pubbliche commettono, e cioè quello di non riuscire a gestire iniziative col dovuto spirito di impresa e con la gestione del rischio. Cioè il concetto di fondo è che spesso le iniziative pubbliche vengono gestite in maniera burocratica e non in maniera, diciamo, innovativa. Bisogna fare in modo che i campioni di impresa, cioè coloro che riescono a fare l'innovazione, vengano in qualche modo pubblicizzati, come se fossero attori o giocatori di calcio. Bisogna a questo punto che l'università si dia anche uno certo spazio a illustrare iniziative imprenditoriali e far capire in quale modo funziona un'impresa. Prima verifichi se stesso, cioè che abbia una certa esperienza. Molto spesso gente vuole aspirare a fare l'imprenditore, ma non si è ancora fatto le ossa in nessuna impresa, in nessuna iniziativa. Fare l'imprenditore non è mai una cosa da soli, cioè bisogna farlo a un certo punto creando un team di impresa, cioè bisogna, è difficile che una persona riesca a gestire a 360 gradi tutte le problematiche, bisogna che si colleghi con altri che hanno esperienze complementari. Si dice così, no? E poi che idea. La criticità maggiore è molte volte la impreparazione delle persone che presentano nuove idee, nuove imprese. Che idea. Quello che una volta era considerato il modo tradizionale di uscita era quello di quotare l'azienda in borsa. Chi oggi vuole esaminare un discorso di nuove iniziative e di in qualche modo valutare la riuscita deve chiaramente rivolgersi a possibili investitori esteri. Che idea, che idea. Che idea, che idea. C'è chi dice che per innovare bisogna fare più ricerca e sviluppo, ma non ci si rende conto che fare più ricerca e sviluppo, se non c'è a fianco il modo di finanziare la ricerca e di portare e finanziare non solo ai fini della ricerca, ma anche finanziare ai fini di portarla sul mercato, la cosa non funziona. Quindi fondamentalmente si tratta di sviluppare un sistema sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta. Questo momento faccio il pensionato.